Oh, subito. Allora, vi ringrazio ancora per la scuola interdisciplinare cosmopolita. Questa volta Piero ci presenta il tema della lezione e il professor Pazzagli che farà questa lettura, questa lezione magistralis, come direbbero bravi. L'ultima. Prego, Piero. Grazie, grazie Roberto. Allora, Piero entriamo Benvenuto. subito in Questa è tema. la mia visione. Poche parole di presentazione del relatore di questa sera. Rossano Pazzagli è docente di storia moderna e anche di storia del territorio e dell'ambiente all'Università del Molise ed è, lo dico subito, uno dei maggiori studiosi di storia agraria e del paesaggio del nostro paese. Viene da una grande scuola, dalla scuola di Mario Mirri, diciamo gli studi di storia agraria in Toscana che nel dopoguerra hanno segnato una pagina fondamentale nella nostra cultura storiografica. È stato direttore del Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini a Pisa e direttore del Centro Studi sul Turismo. Attualmente è direttore della Scuola di Paesaggio di Emilio Sereni presso l'Istituto Alcide Cervi. Ricordo che questa scuola ha una funzione importante, è una scuola molto attiva, organizza convegni estivi da anni e mantiene viva la tradizione inaugurata in Italia da Emilio Sereni di studi sul paesaggio agrario. Paesaggio agrario, ricordo, ma naturalmente questo sarà il tema della lezione di Rossano, costituisce uno dei più grandi patrimoni estetici, naturalistici, storici e culturali del nostro paese. Il bel paese, come lo chiamava Dante, era tale non solo per la bellezza delle sue città, ma anche per l'originalità delle sue campagne, per le forme esteticamente disegnate dei paesaggi nostri, soprattutto dell'Italia centrale. Ma il paesaggio agrario italiano è originale dalle Alpi alla Sicilia. E quindi, diciamo, Rossano Pazzagli svolge un ruolo importante, mantenendo, diciamo, viva questa tradizione e formando allievi che si occupano, di questa materia abbastanza negletta nella cultura italiana, di questi anni. Ricordo che collabora a numerose riviste e fa parte della redazione di alcune di esse, non le ricordo per brevità. È stato fondatore ed è componente del consiglio direttivo della Società dei Territorialisti. Allora, ha scritto naturalmente, come è facile immaginare, centinaia di articoli, saggi, insieme a vari libri sui suoi argomenti di storia, soprattutto di storia agraria e di storia del territorio. E ricordo qui brevemente alcuni suoi testi più o meno recenti. Il buon paese, territorio e gusto nell'Italia in declino, Felici 2013, la nobile arte dell'agricoltura, produzione di cibo e paesaggio, Pacifici Editore 2021. Un paese di paesi, luoghi e voci dell'Italia interna, dove Rossano svolge delle critiche alla diciamo, trasformazione di quelli che noi chiamiamo paesi in borghi, cioè in luoghi turisticamente attraenti, a cui destinare poche risorse, tra l'altro, per la loro conservazione, tralasciando tutto il resto, una concezione che, come dire, nasconde l'incapacità di concepire la struttura dei nostri paesi come una parte storica fondamentale dell'Italia, su cui si può intervenire solo in maniera strutturale e non una tantum con donazioni
e con finalità immediatamente turistiche e strumentali. Ricordo la cura di un numero importante, una pubblicazione importante dell'Istituto Cervi del 2022, e cioè il paesaggio delle aree interne, curato da Rossano Pazzaglia e da Gabriella Bonini, che è una segretaria infaticabile dell'Istituto Cervi di Gattarico, dove si trovano, diciamo, molti contributi che analizzano il paesaggio delle aree dove, diciamo, si conservano spesso tratti di quel paesaggio agrario che in altri luoghi, nelle pianure trasformate in senso capitalistiche, diciamo, è stato distrutto, è stato piallato, per meglio dire. E quindi adesso lascio la parola a Rossano, che ci racconterà che cos'è il paesaggio italiano, qual è il suo stato attuale, che cosa possiamo fare per la sua attiva conservazione e tutela. Prego, Rossano. Grazie, Piero. Grazie a tutti di essere qui. Saluto con affetto sia coloro che già conosco di persona e anche tutti gli altri che spero di incontrare presto, insomma. Fa piacere essere insieme, anche se pure in questa forma, insomma, così siamo, tutto è più facile incastrare le cose, insomma. Ecco. Ora la presentazione di Piero, generosa, mi porterebbe subito a ragionare di alcuni nodi problematici che lui ha toccato, però non lo voglio fare perché magari ci torniamo nel corso di questo incontro. La prima cosa che voglio dire è questa. Io mi sono chiesto, si sente, vero? Si sente bene, si vede? Sì. Ecco, la prima cosa che mi sono chiesto preparando questa lezione è come il paesaggio possa essere, oltre che un oggetto di studio, un argomento politico, ecco, considerato anche, diciamo così, la fisionomia della nostra scuola e l'obiettivo della nostra scuola. E la risposta, io penso, vada cercata nel rapporto tra il paesaggio e la società, tra il paesaggio e l'ambiente. Se vogliamo inquadrarlo in un tema ancora più generale, è il rapporto tra uomo e natura. Chiarisco subito che per uomo intendo la specie. Ecco, come accade spesso, noi ci si accorge dell'importanza delle cose quando vanno in crisi o quando non ci sono più. Nella nostra storiografia, Piero, è stato un po' così. No, abbiamo cominciato a studiare l'agricoltura quando i contadini se ne andavano. Abbiamo cominciato a studiare la famiglia quando la famiglia è entrata in crisi. Abbiamo incominciato a studiare l'ambiente. Io insegno appunto anche storia dell'ambiente, quando l'ambiente è entrato in una crisi drammatica, appunto, come quasi catastrofica, come abbiamo intitolato nell'ultimo libro dell'Officina dei Saperi. Ecco, allora, gli studi, infatti gli studi, le leggi anche sul paesaggio, sono nati, si può dire, tra 800 e 900, quando i paesaggi hanno cominciato ad essere aggrediti dall'industrializzazione, dall'urbanizzazione, insomma, da tutte quelle cose collegate all'affermazione del sistema capitalistico. La lezione di De Masi ci diceva di questo passaggio, no? Per esempio. E così. Allora, e poi queste ferite al paesaggio sono continuate, sono cresciute nel corso del Novecento, soprattutto nella seconda parte del secolo, e con esse anche, diciamo così, anche i movimenti che hanno in qualche modo reagito a queste aggressioni. Citiamo uno per tutti, ma insomma, salviamo il paesaggio, no? È così. Ecco, allora io mi sono chiesto, me lo chiedo anche insieme a voi, se le ferite al paesaggio rappresentano in qualche modo, in qualche misura, anche il degrado della politica e della democrazia.
Ora io poi nel corso della mia lezione farò riferimento più volte a Emilio Sereni, più grande storico del paesaggio agrario italiano. E qui ci faccio riferimento subito perché è proprio Sereni a indicarci in qualche modo un'equazione tra la qualità del paesaggio e la qualità della società in cui viviamo. Diceva Sereni, il paesaggio è il farsi di una società in un certo territorio. E appunto questa equazione suggerita da Sereni, che riguarda la società, ma potremmo anche estenderla appunto alla politica, mi sembrava uno spunto interessante. Cioè il paesaggio perché si studia il paesaggio, no? Io, quando lo spiego agli studenti, ecco perché, non solo perché il paesaggio è bello o brutto a seconda dei canoni estetici, eccetera, ma perché è uno specchio dove osservare la qualità della nostra vita, la qualità del nostro essere, la qualità del nostro sistema sociale, economico e così via. Questo è, diciamo così, quello che sta un po' alla base di questo incontro che vorrei dedicare al paesaggio agrario, e per questo ho fatto anche qualche slide che adesso cerco di condividere con voi. Ecco qua, vediamo se ci riesco. Ditemi se, anche per togliere dallo schermo la mia faccia piena, diciamo, sia il pieno schermo, si vede? Perfettamente. Adesso metto la presentazione così si vede anche meglio. Ecco qua, dall'inizio. Ecco, appunto, il paesaggio agrario italiano. Io vorrei muovermi appunto da qui, dall'idea quindi del paesaggio come bene comune e come risorsa di interesse collettivo, che vuol dire anche una risorsa quindi soggetta a una continua trasformazione, a una incessante trasformazione. Noi storici lo sappiamo che la storia è cambiamento, però di fronte al cambiamento, quindi anche il paesaggio è cambiamento, come anche l'identità è cambiamento, no? Ci sono tutti processi, guai a pensarli come dati, ma appunto individuiamoli come processi. Però di fronte alle trasformazioni noi abbiamo sempre due possibilità, o si governano o si subiscono. Ecco, quelle del, appunto, quindi questa trasformazione deve essere governata, anche in questo senso il paesaggio è un argomento politico. E quindi, ecco, naturalmente ora vedremo anche alcune definizioni, perché quando si parla di paesaggio c'è sempre questo problema della polisemia del termine, no? Per cui bisogna sempre dire cosa si intende, perché se no, cioè, poi alla fine si intendono tante cose, e quando si intendono troppe cose poi si rischia di non intendere niente. Però è certo che in tutte le definizioni che noi potremmo assumere di paesaggio c'è sempre quella di fondo dell'incontro tra uomo e natura. La natura ci mette del suo, l'uomo anche ci mette del suo. Dalla campagna alla città, fino ai boschi, alle coste. Ecco, insomma, la mano dell'uomo si è combinata con i caratteri naturali, orografici, idrografici, con i cicli lenti della geologia, del clima, ecco, tutti i temi appunto importantissimi nella storia dell'ambiente, e quindi l'uomo contribuisce, come dire, alla formazione del paesaggio e ne è al tempo stesso però anche condizionato e modificato lui stesso. Ora qui io mi scuso se ho preso la citazione di un re, di un monarca, di un sovrano. Non era certo un democratico, Leopoldo II di Lorena, che governava la Toscana nel primo 800, però faceva ancora parte di quei politici, di stampo illuministico ancora, che per governare un territorio volevano conoscerlo. Ecco. E lui, quando arriva in Toscana, i primi anni che arriva in Toscana, si mette a girare intorno per le varie parti. La Toscana, come sapete, è uno stato, adesso una regione molto grande, e quando va verso il Pisano, verso la Maremma,
dice questa cosa, lascia scritta questa cosa, dice un territorio ricco, fertile, con le amene colline, dove, dice, la terra molle, lieta e lusinghiera, simili a sé, li abitator produce. Cioè un paesaggio bello che produce, diciamo così, degli abitanti a lui simili, ad esso simili, come caratteristiche, appunto la dolcezza del paesaggio, l'articolazione delle colline e così. Questo lega il paesaggio all'identità. Ecco, ora io vorrei, schematizzando un po', perché poi il tempo che abbiamo non è tanto e non voglio approfittare, diciamo, della vostra attenzione, ecco, vorrei dividerla in queste quattro parti, o tre più una, diciamo così. L'ultima l'accennerò soltanto, ma già l'ha accennata Piero nella sua introduzione. Vorrei intanto dire che dallo spazio naturale al territorio, perché qui c'entra l'agricoltura, certo, c'entra certo. Molto. Cioè un accenno al processo di territorializzazione che produce anche paesaggio. Sì, pronto. È un concetto per molto favore, chiaro. Chiudere il microfono. Ah, ok, allora... Ecco. Grazie, buonasera a tutti. Un concetto questo della territorializzazione molto caro proprio alla scuola territorialista a cui anche tu, Piero, facevi riferimento prima. Una seconda parte, collegata a questo, la seconda parte, che è quella dell'agricoltura come primario strumento di territorializzazione. Non l'unico, perché poi c'è la città, ci saranno le infrastrutture, l'industria, cioè questo processo di trasformazione dello spazio naturale in qualcos'altro che noi chiamiamo territorio è evidentemente un processo che continua. Ma l'agricoltura, insieme all'agricoltura mettiamo sempre l'allevamento, perché cosa saremmo noi senza gli animali? Noi abbiamo fatto poca storia degli animali nel nostro periodo. Io adesso faccio un po' di storia degli animali, ma non è facile trovare... adesso qualcosa si trova, ma fino a qualche anno fa era molto difficile trovare delle ricerche, delle storie degli animali. Ma cosa sarebbe la storia degli umani senza le pecore, i maiali, senza i bovini, senza i cavalli, gli asini, i muli, insomma, metteteci quello che volete. Quindi appunto il ruolo dell'agricoltura, appunto, che ha una funzione primaria, come sappiamo, produrre cibo, ma assieme a questo anche produce anche paesaggio, appunto. A valle di tutto questo processo di costruzione del paesaggio vorrei affrontare rapidamente poi il tema di come questa costruzione storica che è il paesaggio nell'incontro fecondo tra natura e uomo diventi patrimonio, cioè qualcosa che vale per noi. Dicevi tu, Piero, il paese, il nostro paese, l'Italia è un paese ricco di paesaggio, meglio sarebbe dire di paesaggi, e torneremo su questa pluralità. In fondo, diciamo così, un accenno a questo tema di cosa significa insegnare il paesaggio, di come si insegna il paesaggio e del perché è importante insegnare il paesaggio. Ho visto dal calendario della nostra scuola che questa mia lezione precede di poco quella di Salvatore Settis, e quindi poi questo argomento, diciamo così, idealmente lo consegno a lui, torneremo su questo appunto. Quindi natura più processo storico, paesaggio, patrimonio, esito di questo processo storico, come non esisterebbe il patrimonio senza la storia. Tutto quello che noi consideriamo patrimonio, cioè qualcosa che ha valore, è frutto del percorso storico. Questo intervento, cioè qui adesso anche Sereni partiva da Leopardi, perché Leopardi, immaginate il nostro grande poeta che salendo su quella torre, che è la torre del passero solitario, è la torre di Recanati, quella che ho messo lì, e questo accanto è il paesaggio delle Marche, il paesaggio intorno a Recanati, quello vedeva lui. E cosa scriveva Leopardi? Scriveva che quello che noi vediamo e che definiamo naturale non è naturale, ma è appunto cosa artificiata, diceva lui, diversa molto da quella che sarebbe in natura. Cosa c'è in mezzo tra quello che sarebbe effettivamente naturale e questo paesaggio che lui vedeva, che ancora oggi si può vedere, in questo caso
forse non è molto trasformato rispetto a 200 anni fa. È il ruolo dell'agricoltura, il ruolo degli agricoltori. In questa bellissima, in questo elogio degli uccelli che fa Leopardi, c'è un passo dove lui dice, dove spiega perché il paesaggio è cosa artificiata, perché dice gli alberi disposti in filari non ce li mette la natura in quel modo, in quella disposizione, i fiumi costretti infra certi argini, le strade che portano alle case con gli alberi intorno, eccetera. Ecco, tutto questo appunto è i campi con le siepi, i campi più o meno regolari, eccetera. Insomma, è come se generazioni e generazioni di agricoltori avessero, per produrre cibo, ricordiamolo sempre, disegnato è proprio il termine giusto, è come se le matite fossero, equivalessero alle zappe, alle vanghe, agli aratri, più tardi alle macchine meccaniche, eccetera, e avessero disegnato sullo spazio appunto quello che noi vediamo e che diventa mutevole ma resistente in qualche misura. Ecco, io ho messo qualche definizione di paesaggio perché noi dobbiamo farci i conti con queste definizioni. Ora la più nota, quella che va per la maggiore, è quella della Convenzione Europea del Paesaggio, che introduce l'elemento della percezione, il paesaggio come percezione, e poi ho messo quella invece del nostro codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato nel 2004 e poi nel 2008, che si può dire che equivale grosso modo a quella della Convenzione Europea, ma con una differenza, perché al posto della percezione mette l'identità, concetto insidiosissimo, secondo me, ma non è qui ora il caso di parlare. Appunto, a queste definizioni normative io contrappongo sempre questa bellissima frase di Sereni che vi ho anticipato prima, che diceva appunto il farsi di una certa società in un certo territorio, suggerendo appunto quell'equazione, no, tra qualità della vita e qualità del paesaggio. Il paesaggio non è solo ciò che si vede. Vorrei dirlo anche questo in partenza, perché se no noi l'estate è agli inizi anche delle normative sul paesaggio, anche di questo penso che parlerà Settis, il concetto era quello delle bellezze naturali, no? Più che del paesaggio. Per noi il paesaggio, poi c'è stato un mutamento che vedremo, non è più solo quello che si vede, ma quello è il panorama. Ecco, se vogliamo usare due parole per distinguere quello che si vede e il panorama, e invece il paesaggio è qualcosa di più profondo, è un insieme di relazioni e di funzioni. È qualcosa che ci dice, a saperlo leggere, quali sono state le trasformazioni del territorio che stiamo osservando, ma che ci può dire anche quali sono le sue proiezioni future, le sue prospettive. Ecco, Carlo Tosco, storico dell'architettura, autore di importanti libri sul paesaggio storico, ha usato questa espressione che io riprendo sempre, definendo il paesaggio come una risorsa, non solo una risorsa tra le tante, ma come risorsa apicale, cioè una risorsa che consente di leggere anche le altre. Ecco. E questo mi sembra anche questo un modo, diciamo così, per far diventare il paesaggio soggetto, scegliete voi, politico, di interesse politico, appunto, nel momento in cui ci dà le cose. Allora, dicevo che l'agricoltura è, nelle sue diverse forme, il primario strumento di territorializzazione, cioè appunto di organizzazione dello spazio. Ed non è un caso che, siccome Piero ha citato alcuni miei libri, io cito uno dei molti suoi, allora non è un caso che appunto il primo volume della monumentale, bella storia dell'agricoltura italiana, pubblicata da Marsilio tra gli anni 80 e i primi anni 90,
curata appunto da Piero Bevilacqua, eccola qui la foto del primo volume, si intitolasse il primo volume Spazi e Paesaggi. Se vedete lì sotto, forse non si vede abbastanza bene, ma il primo volume, questo è il primo volume, tra l'altro con nella copertina questa bellissima illustrazione di un poeta dimenticato, di un pittore dimenticato, come Gino Rossi. I Covoni Gino Rossi sono quelli, un poeta veneto, ma in realtà un poeta nomade, italiano del primo Novecento, seguace di Gauguin, insomma, eccetera. Però, ecco, no, dicevo, è questo appunto, questa storia dell'agricoltura è stata anche per me, anche nella mia formazione, diciamo, un punto di riferimento, proprio anche in quella scuola pisana a cui Piero faceva riferimento prima. Ora, perché l'uomo organizza lo spazio e produce paesaggio? Ecco, è l'esigenza primaria, è ineludibile nostra, dell'umanità, qual è? È quella di mangiare, è quella di avere del cibo. E questo cibo da dove viene? È sempre venuto dall'agricoltura, viene dall'agricoltura, forse adesso comincia a venire anche dai laboratori, abbiamo visto, ma viene dall'agricoltura. Allora io mi chiedo, che consapevolezza c'è ancora oggi tra i giovani, nei ceti urbani, metropolitani ancora peggio, di questo legame intimo tra quello che mangiamo e l'agricoltura che si esercita sui territori, eccetera. Ecco, questa slide la uso a volte perché è un esercizio interessante da far fare, quello di dire interrogati quando mangi, interrogati che paesaggio hai nel piatto, che capacità hai di immaginare un paesaggio corrispondente a quello che mangi. Cioè, se tu mangi pane e olio, che capacità immaginativa hai di figurarti un oliveto e un campo di grano, perché questo è pane e olio. Se mangi una minestra, se mangi una carne, che capacità hai di immaginarti un pascolo, eccetera. Cioè, io, scusate se insisto un po' su questa cosa del cibo, no, non ci insisto molto, la chiudo subito, però guardate che il cibo, a mio parere, è un elemento molto importante. Va bene, Rossano, va bene il cibo. Sì, è perché è un elemento molto importante per dare concretezza agli occhi di chi ascolta, è un modo molto importante di dare concretezza ai discorsi, ai concetti che esprimiamo. E quindi il paesaggio torna bene, perché se noi abbiamo un paesaggio di un certo tipo è perché mangiamo in un certo modo e perché per mangiare in un certo modo c'è bisogno di un certo tipo di agricoltura. Ecco, quindi questo processo di formazione, che introduce, diciamo così, intanto il processo di formazione del paesaggio si lega ai grandi quadri ambientali, ai grandi elementi ambientali, la vegetazione, l'acqua, il suolo. La vegetazione, l'acqua, il suolo. Queste tre dimensioni, qui ho fatto questi cerchi della stessa dimensione, ma ovviamente non sono della stessa dimensione, anzi sono di dimensione variabile a seconda dell'andamento demografico, ma non solo, anche degli aspetti ambientali, cioè climatici, geologici, traumatici, terremoti, le alluvioni, eccetera, insomma, è così. Ma normalmente, diciamo così, quando, siccome la Terra è finita, anche questa è una citazione, un altro titolo, siccome la Terra è finita, è chiaro che quando si allarga un cerchio, quegli altri si riducono. Per esempio, quello che è successo nei periodi di incremento demografico, non so, prendiamo il 700 e l'800, si è allargata la superficie coltivata, quindi il cerchio arancione evidentemente si è allargata attraverso processi di bonifica, quindi a scapito delle acque, e di disboscamento, quindi a scapito della vegetazione forestale, eccetera. L'altro elemento che ha a che fare molto con la costruzione del paesaggio è un tratto, questo caratteristico della storia italiana, come gli storici sanno benissimo, ma anche tutti gli altri, cioè il rapporto città-campagna, ecco, che è appunto un problema storico, ma è anche un problema del presente. Questo. Adesso
ci sono urbanisti, ho visto Enzo prima, e quindi non, sanno bene come questo rapporto sia oggi un rapporto problematico, cioè noi abbiamo avuto un tempo molto lungo in cui la campagna e la città, pur essendo molto distinte tra di loro, dialogavano intimamente. Pensate anche a livello urbanistico, no? Pensate alle mura. Le mura cingono la città, hanno delle porte, quindi l'urbano e il rurale sono nettamente distinti nell'immagine urbanistica. Eppure quelle porte rappresentavano delle valvole cardiache proprio, cioè vitali, attraverso cui passavano cibo prima di tutto, culture, saperi, energie, eccetera. Oggi che la città e la campagna sono molto più, come dire, mescolate, indistinte, confuse, lo sprawl, no? Come dicono gli urbanisti, uno potrebbe essere portato a pensare, già vabbè, sono più mescolate, quindi dialogano meglio. No, non dialogano più. È un dialogo spezzato, quello tra città e campagna. E anche questo, e anche questo aspetto incide molto sul paesaggio, appunto, la città, eccetera. Un rapporto alimentare, anche questo è un rapporto alimentare, il rapporto città-campagna. E da questo rapporto dipende anche qui la qualità dei paesaggi. Questo è il notissimo, è un particolare del notissimo affresco di Ambrogio Lorenzetti, siamo alla metà del 300, un po' prima della metà del 300, conservato, realizzato nel Palazzo Civico di Siena, Piazza del Campo, dove, come se Lorenzetti ci dicesse, infatti questo particolare è, questa parte dell'affresco si chiama il buon governo della città sulla campagna. Dove la città e la campagna, dove, cos'è il buon governo e quindi il bel paesaggio? È la presenza degli agricoltori, degli animali, delle piantagioni, delle viti, degli olivi, della casa contadina, eccetera. Sulla parete opposta c'è il cattivo governo. E cos'è il cattivo governo per lui? Siamo nel 300, lo ripeto. E il cattivo governo è invece la terra senza agricoltori, abbandonata. Appunto che genera, come dire, questa dicotomia tra buon governo e cattivo governo esprime molto bene, sembra una metafora dell'oggi lontana sette secoli, esprime molto bene il contrasto tra le aree abbandonate, che sono gran parte del nostro paese, abbandonate, spopolate, tradite, ferite, fate voi, e i centri appunto urbani, le polpe, come le chiamava Rossi Doria. Ecco, quindi va bene, i quadri ambientali pesano molto, ma qui non è il caso di insistere, lo hanno fatto i geografi, questo è lo schema che ci ha proposto Lucio Gambi in quella nell'introduzione della storia d'Italia in Audi dei primi anni 70, insomma, ecco, questo. E quindi rimando, è proprio Gambi insieme a Sereni aprirono quell'avventura, quell'iniziativa editoriale importantissima che uscì in Italia, ma che insomma era stata pensata anche a Parigi, che risentiva molto della scuola della storiografia dell'Annale, eccetera. Gambi e Sereni appunto ci danno il quadro iniziale per fare la storia d'Italia. Naturalmente questa storia ha una sua corrispondenza nell'andamento della popolazione, e qui non vorrei. Ecco, voglio venire invece ai quadri agricoli, perché i temi sono molti. Allora, l'agricoltura, che succede dell'agricoltura? Qual è, in sintesi, l'evoluzione dell'agricoltura sul lungo periodo, soprattutto nell'età moderna, nell'età moderna e contemporanea? E noi possiamo riassumere questa lunga trasformazione, che ha riflessi paesaggistici rilevanti, da un'agricoltura ad alta intensità di lavoro. Qui è rimasta l'espressione inglese, io tendo a eliminare l'inglese da tutte le mie slide, però qui c'è rimasta. Da una alta intensità di lavoro a un'alta intensità di capitale. Qui ci sono raffigurate delle operazioni come la mietitura, come la battitura, come la semina,
che richiedevano moltissime braccia, molte persone, molti individui, e poi le stesse operazioni oggi che invece richiedono un uomo al massimo, o una donna, o anche niente, agricoltura automatizzata, diciamo così, dove nei campi non si vedono più contadini all'opera, salvo poi alcune raccolte dove ci sono altri problemi. Ecco, ora, in Italia questa evoluzione prende varie forme. Qui, diciamo, vado abbastanza veloce, però introduco subito l'elemento della pluralità italiana, di una pluralità che è una pluralità paesaggistica, ma alla base di questo c'è una pluralità di sistemi agrari, di organizzazione della campagna, di rapporto città-campagna, di rapporto col potere, appunto. E qui c'è le due tendenze principali, che però poi, come vedremo, non sono due, ma sono molte di più. È una semplificazione, insomma, però grosso modo quello che avviene tra Medioevo ed età moderna è un rafforzamento della presenza umana nelle campagne, nelle regioni del centro-nord, dove ci sono poteri più vicini, più regionalizzati, il formarsi dello Stato regionale, il passaggio dalla signoria allo Stato, appunto, ho citato prima il Grande Ducato di Toscana, ma potremmo dire della Repubblica Veneta, dei Ducati Padani, e così via. E invece il Mezzogiorno, dove c'è una persistenza dell'organizzazione feudale e una lontananza del potere e una maggiore, diciamo così, appunto, distanza da questa cosa. Allora, il punto è, io ho detto due tendenze, però questo di ridurre l'Italia a delle dicotomie, secondo me non funziona. Ecco, ora non voglio... È evidente che la questione meridionale mantiene tutta la sua, è una questione storica e mantiene tutta la sua importanza, ma a uno sguardo più ravvicinato queste due tendenze diventano, per esempio, diventano tre, e allora vediamo che i grandi sistemi agrari italiani si potrebbero ricondurre a questi tre ambiti: quello del potere della fattoria, cioè dell'Italia mezzadrile, parlo sempre dell'età moderna, fino quello della cascina, cioè l'agricoltura padana, più, diciamo così, orientata a produzioni specializzate, legate al mercato, eccetera, e quello del latifondo. Da due tendenze siamo passati a tre, ma anche questa è una semplificazione, perché forse l'area un po' più omogenea è quella del centro Italia, dove effettivamente l'organizzazione del potere della fattoria è abbastanza omogenea: Umbria, Marche, Toscana, Romagna, parte dell'Emilia, eccetera. Ma le altre due, sia quella, l'area settentrionale, che diciamo per semplicità della Cascina, sia quella meridionale del latifondo, in realtà presentano molti altri tipi di agricoltura, che non è, nel Mezzogiorno non è sempre latifondo, che al nord non è sempre la cascina mercantile, capitalistica, diciamo così. No, qui c'è una varietà molto, molto ampia. Tra l'altro questa varietà è riflessa, si vede meglio in quest'altra carta. Questi non sono i sistemi agrari, ma sono le tipologie delle case contadine. Altro grandissimo tema, quello dell'architettura rurale. Ma la casa è il simbolo del tipo di agricoltura. Non è un caso che proprio su quel volume che abbiamo visto della storia d'Italia, Marsilio, c'è un bellissimo saggio, mi sembra fosse di Franco Mercurio, su agricolture con casa e agricolture senza casa. Perché appunto non è così dappertutto. Ci sono aree, appunto, come tutta quest'area arancione del potere mezzadrile dell'Italia centrale, dove la famiglia contadina vive sulla terra che coltiva, che non è sua, però ci vive sopra. E questo determina un tipo di rapporto che assume una dimensione familiare degli agricoltori con la terra. E poi ci sono le agricolture senza casa, dove invece, per esempio, quelle del latifondo, dove
gli agricoltori vivono nelle borgate, in quelle grandi borgate che sono state definite come città contadine, e poi vanno giornalmente o anche fermandosi a lavorare fuori e poi tornano. No? E qui allora il lavoro agricolo diventa più prettamente maschile e le donne restano al paese. E invece nell'Italia mezzadrile tutta la famiglia è impegnata sulla terra. E poi ci sono i salariati delle cascine padane, i salariati perché lì l'evoluzione verso forme capitalistiche dell'agricoltura avviene prima. Insomma, per farla breve, senza entrare nel merito, anche la tipologia delle case contadine riflette questa grande articolazione, vedete, dai colori, riflette la diversità dei sistemi agricoli e dunque la diversità dei paesaggi. Ecco, dei paesaggi, perché nelle grandi colture, sia della cascina che produce per il mercato, della cascina padana, diciamo così, capitalistica già nel 7-800, sia nel latifondo feudale, ma comunque lì la produzione è quella di o tutto cereali o tutto allevamento, cioè prati, foraggi per la filiera casearia, eccetera. Quindi il paesaggio tende ad assumere, diciamo così, delle forme più, come si può dire, meno articolate, meno differenziate. Invece, dove la famiglia vive sulla terra, dividendo a metà il prodotto, appunto come esito del contratto di mezzadria, e quella famiglia ha bisogno di un po' di tutto per vivere. Nella sua metà ci deve essere un po' di grano per fare il pane, un po' di olio, un po' di olivi per fare l'olio, un po' di vigna per fare l'olivo, un po' di frutti, un po' di ortaggi per fare eccetera, un po' di prati per allevare quel poco bestiame. È questa la ragione per cui il paesaggio dell'Italia mezzadrile, ex mezzadrile, è un paesaggio più articolato, ha più dimensioni, con un'agricoltura promiscua, cioè dove erbe e alberi si contendono lo stesso terreno, insomma, eccetera, meno specializzata, appunto, e quindi più varia. Qui stanno anche le radici del paesaggio, per esempio, del mitizzato, secondo me troppo mitizzato, paesaggio toscano, ma che è, per esempio, all'origine di un fenomeno molto sviluppato come quello dell'agriturismo. Perché la Toscana è la regione che ha più agriturismi di tutti? Mica perché sia la migliore, la più bella, la più organizzata. È perché ha questa lunga eredità di un paesaggio mezzadrile che ha consentito di avere oggi un patrimonio di case coloniche con la strada bianca che ci arriva e lungo la strada bianca si sono stati messi dei cipressi e poi c'è un po' di oliveto, un po' di vigne e tutto questo compone, diciamo così, un paesaggio vario, ricco, articolato, eccetera. Che ovviamente è molto diverso dal paesaggio del latifondo dei grandi spazi, per me molto emozionante, devo dire, dei grandi spazi vuoti dove si fanno chilometri e chilometri senza incontrare una casa. Per me che sono nato e cresciuto sulle colline toscane, dove da una casa di campagna se ne vede sempre un'altra, o altre due, o altre tre, ma almeno un'altra se ne vede sempre. Non si è mai soli. Anche la sera, anche quando non c'era l'energia elettrica, si poteva vedere un lumicino da qualche parte, anche quando non c'era la luna e quando non c'erano le stelle di notte. E invece nel paesaggio del latifondo, eccetera, c'è la lontananza. Lo descrive molto bene, per esempio, Il Sestini scrisse nel 63, pubblicò nel 63 il libro del Touring Club Italiano sul paesaggio, dove descrive tutti i paesaggi italiani. Lui dice: non si può parlare di un paesaggio italiano, bisogna parlare di tanti paesaggi italiani. Le descrive, no? Ed è bellissimo quando descrive il Nisseno, per esempio, e dice e ci presenta questo paesaggio del giallo del grano e dello zolfo, non si vede un paese, non si vede niente, non si vede nessuno, e dice lui è bellissimo nel suo squallore, nella sua solitudine, no? Cioè,
Quindi non è una questione appunto che quello è più bello, quell'altro è più brutto, perché sono tutti paesaggi molto evocativi oggi, ma che dissentono appunto da sistemi agrari differenti. Ecco, Sereni ci ha detto queste cose. Sereni ha fatto, ha scritto negli anni 50 e pubblicato nel 1961 questo libro, Storia del paesaggio agrario italiano. Secondo me è uno dei libri storici più fortunati, perché non ne conosco un altro libro che ha raggiunto, che si pubblica ancora oggi, che si continua a ripubblicare ed è arrivato alla 20ª o 21ª edizione. Tra l'altro un libro anche complesso, non semplice da leggere, no? Ma molto... E Sereni come storico è così dimenticato, tranne pochi studiosi, no? Sereni era era una figura di intellettuale, adesso prima ho visto Paolo Favilli, era una figura di intellettuale impegnato, di intellettuale e politico, no? Queste due dimensioni fortemente unite ed oggi così drammaticamente separate. Ed ha avuto però un destino amaro, perché appena uscì il suo libro fu criticato dai geografi, poi dimenticato dagli storici, criticato da alcuni storici dell'arte, perché lui usava molto... usò molto l'iconografia, le opere d'arte, dai graffiti della preistoria fino a Guttuso, passando per le miniature medievali, eccetera, per ricostruire il paesaggio. No? Fu criticato un po' da tutti. In realtà è stata una grande opera. Nessuno ha più avuto il coraggio di fare quello che ha fatto Sereni. Cioè un grande affresco del paesaggio agrario italiano, praticamente da prima dei Romani fino a quando lui scrive, fino agli anni, appunto, fino agli anni 50. Allora, lui dice, Sereni, il paesaggio agrario, ecco quello che dice, è la forma che l'agricoltore imprime al paesaggio naturale, l'agricoltore, il soggetto, imprime al paesaggio naturale, anzi lui dice di più, dice che l'agricoltore coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale. Io non l'ho messo, non solo per brevità, ma perché coscientemente non sono tanto convinto. Perché in realtà il contadino ha bisogno di fare bene le cose sue, cioè di produrre il suo cibo, di produrre i suoi semi, di produrre le cose, eccetera. Però sistematicamente è vero, e aggiunge quest'altra importante espressione che ti dà proprio il senso della profondità storica del processo paesaggistico: è una prassi di generazioni, lontane o vicine che siano, è un fare o un farsi piuttosto che un fatto, quello che dicevo all'inizio, cioè un processo, non un dato, ma appunto un processo. Quindi lui ci dice bene come nelle diverse epoche l'agricoltura produce paesaggio. Adesso ho messo una cosa più didattica per dire come l'agricoltura produce paesaggio. Qui potremmo starci a lungo, la questione diventa anche più tecnica e non lo faccio, però è chiaro che a seconda delle colture adottate il paesaggio assume una forma piuttosto che un'altra, pensate solo al seminativo o all'arborato, sono due paesaggi diversi che a volte si incrociano, come abbiamo detto per esempio nella dimensione mezzadrile. La morfologia agraria, se si sale su un aereo, beh oggi non è più necessario salire su un aereo, basta andare su qualsiasi immagine satellitare, su internet, la prima cosa che ci colpisce è la trama dei campi, la morfologia agraria, che è il segno paesaggistico più immediatamente percepibile. Le sistemazioni dei terreni, importantissime in un paese come il nostro, che è costituito quasi all'80% da colline e da montagne. Ed esercitare l'agricoltura sulle colline e sulle montagne significa appunto fare terrazzamenti, coltivazioni attraverso, mettere le fosse in un certo modo, perché e quindi le sistemazioni dei terreni sono anch'essi segno paesaggistico. Le tecniche di lavorazione, i solchi e così via. Le forme dell'allevamento, se è un allevamento stabulato, cioè alla stalla, come si fa in alcune parti, oppure se è un allevamento brado, come avviene in altri contesti. Le forme dell'insediamento, l'ho detto prima, le case o non case, i contadini che vivono in campagna o quelli che ci vanno a lavorare, le infrastrutture rurali e così via. Tutto questo diventa segno
diventano segni paesaggistici appunto su quelle famose matite. Ma i prodotti ovviamente sono i primi ad essere cosa si coltiva. E i prodotti sono tanti, bisognerebbe farla, questa un'altra lezione sui prodotti si potrebbe fare. Non solo la Trinità mediterranea, Trinità è un termine che usa Brodel per fare riferimento a grano, olio e vino, che erano la Trinità, diceva lui, la triade della dieta mediterranea, poi sostanzialmente lui infatti parlava del Mediterraneo, a cui si aggiungono gli animali, come dicevo, l'allevamento, e poi nell'età moderna, ma già nel Medioevo, quando arriva il riso, il gelso, cioè le culture che vengono dall'Oriente, e poi le culture che vengono dall'Occidente, il pomodoro, il mais, la patata, e così via. Ecco, tutte queste cose, noi, gli storici economici l'hanno studiate, queste cose, però sono anche paesaggio, sono anche appunto componenti essenziali di paesaggi zootecnici, appunto qui c'è questo libro che segnalo, ma ce ne sono anche altri sulla diversità dei sistemi di allevamento zootecnico in Italia, insomma, perché poi la storia di queste cose non è mica sempre bella, Per esempio la storia dell'allevamento è la storia verso un settore, ma questo ce l'ha dimostrato benissimo Pier Bevilacqua, nelle sue opere più grandi, ma anche in quel suo deliziosissimo, amaro, ma delizioso libretto, La mucca è savia, che lui pubblicò come quasi come un instant book ai tempi dell'epidemia della mucca pazza, insomma il titolo è molto evocativo, ovviamente il significato vero è che i pazzi siamo noi, la mucca è savia appunto. Siamo andati verso una costante, crescente separazione dell'allevamento dall'agricoltura. L'allevamento è diventato un settore praticamente industriale, e raggiungendo l'apice negli allevamenti intensivi, tutto questo ha anche un riflesso paesaggistico, oltre a quelli sulla salute, sul benessere animale e così via, sul benessere animale. L'agricoltura, l'allevamento, la lotta con le acque, il rapporto con le acque, le bonifiche in Italia, vedete quante sono le aree, quelle rosse, che sono i paesaggi della bonifica. Sono anch'essi dei paesaggi agrari, perché sono paesaggi di terre coltivate, ma i paesaggi della bonifica assumono tutto un altro aspetto rispetto ai paesaggi delle altre terre. Sono paesaggi dove la trama dei campi è più regolare, sono paesaggi pianeggianti, sono paesaggi fertili per alcune cose, ma non per altre, e così appunto la guerra. Insomma, si può dire che non esiste, come non esiste un paesaggio, non esiste un'Italia agricola. Esistono, lo diceva già Stefano Jacini a conclusione dell'inchiesta agraria che il Parlamento unitario deliberò negli anni 70 dell'Ottocento, esistono, diceva Jacini, parecchie Italie agricole differenti tra loro. E noi non abbiamo tenuto conto di questa diversità. L'Europa non ne ha tenuto conto per niente. E anche noi ne abbiamo tenuto conto poco, perché abbiamo trattato spesso l'agricoltura italiana come fosse l'agricoltura italiana. E invece siamo in presenza di tante diverse agricolture italiane alle quali corrispondono appunto diversi paesaggi. Adesso io vorrei, l'ho già anticipate queste cose, quindi le slide le faccio scorrere. Questo è il sistema della cascina, questo è il sistema della masseria meridionale, questo è il sistema del podere, della campagna, diciamo così, mezzadrile, no? La mezzadria, sapete che anche la mezzadria oggi non c'è più, è stata definitivamente abolita nel 1982, però è uno di quei casi in cui la legge uccideva un morto, perché la mezzadria era entrata in crisi già a fine 800, primo 900, infatti cominciano le lotte contadine. Forse sarebbe finita prima se non ci fosse stato il ventennio fascista, che invece restaura
cioè restaura, sì, restaura, di restaurazione contrattuale parlava Giorgetti, che era un grande studioso dei contratti agrari, rilancia la mezzadria, anzi la estende a tutto il paese, comunque, e poi però progressivamente, diciamo così, viene meno. Ora, sulla la mezzadria in realtà è finita perché era un contratto socialmente iniquo, con la bilancia del potere tutta pendente a favore del padrone della terra, del proprietario, eccetera. E quindi, diciamo così, da un punto di vista sociale, tutti hanno voluto la fine della mezzadria. Però la mezzadria era anche un sistema di grande compatibilità tra agricoltura e ambiente. E questo è un vuoto che ancora non siamo riusciti a colmare. Come si fa a tornare a quel rapporto tra coltivazione e ambiente senza riprodurre le iniquità sociali della mezzadria, eccetera? Campagne e paesi. Paesi e paesaggio hanno, diciamo così, non solo la stessa radice etimologica, ma sono molti paesi, sono paesi dell'Italia rurale, intimamente connessi alle proprie campagne. Questi sono i paesi. Adesso qui ho messo solo dei paesi del Molise, che sono quelli che frequento abitualmente. E questo è il paesaggio intorno. Se io da un paese guardo il paesaggio agrario oggi, cosa vedo? Vedo un mosaico che si sta chiudendo, che sta perdendo le sue tessere. Questo paesaggio che voi vedete in questa foto, che è questa foto, l'ho scattata da Montefalcone nel Sannio, che è un piccolo paese in provincia di Campobasso. Sullo sfondo si vede Montemitro e più dietro c'è l'Adriatico. Probabilmente 30 anni fa, 40 anni fa, le tessere del coltivato erano di più, erano più grandi, c'erano dei pascoli, c'erano. Oggi invece c'è un processo, vedete, di rinaturalizzazione spontanea, non governata, anche quella, quindi non è che si torna al bosco, ma è una forma, diciamo così, di rinaturalizzazione che chiude gli spazi agricoli e che tende ad uniformarsi. Probabilmente fra 20 anni questo sarà un verde uniforme. Anche qui non dico che è più bello o più brutto, però ci fa vedere come il paesaggio rifletta le funzioni, come questo territorio perda delle funzioni, e il paesaggio non ci racconterà più della funzione agraria, ma soltanto di una funzione forestale, se utilizzato o meno, oppure comunque, eccetera. Ecco, ora, sarebbe, diciamo così, da collegare la trasformazione paesaggistica dell'Italia rurale all'evoluzione economica, ovviamente, del paese, economica e sociale. Questo grafico la rappresenta benissimo, è un grafico elementare, molto noto, perché è il grafico della popolazione attiva addetta ai tre settori economici principali, primario, secondario e terziario, dall'Unità d'Italia a oggi. Vedete che la posizione di arrivo è esattamente inversa a quella di partenza, quando l'agricoltura era il 70% della popolazione, e l'industria meno del 20% e i servizi ancora più in basso, e invece oggi. Ma lo snodo sono quei 20 anni. Sono i 20 anni in cui scriveva Sereni, in cui scriveva Lucio Gambi, in cui scriveva Sestini, in cui scrivevano anche Pasolini, Calvino, Soldati. E non è che loro se ne erano accorti. Comunque, essenzialmente poeti, penso a Calvino, che già nel 1946 dice delle cose sull'Italia in discesa, si accorgono che c'è un grande cambiamento in atto e mettono in guardia da quello che sta succedendo. Inascoltati, anche Sereni parlò nel suo libro di disgregazione del paesaggio anni 50, disgregazione del paesaggio agrario, soprattutto in collina e nelle montagne, in ogni provincia italiana, diceva lui. No? Allora quel ventennio, vedete, quella forbice, l'incrocio della forbice, secondo me è un periodo in cui si incrociano il boom tanto celebrato e lo sboom di cui pochi hanno parlato. E lo sboom è quello appunto delle campagne, della,
dello spopolamento, della perdita di attività produttive, della rarefazione dei servizi. Quindi mentre c'era un'Italia che si spopolava, anziché intervenire rafforzando i servizi e le opportunità perché qualcuno restasse, si è cominciato a togliere i servizi perché si era rimasti in pochi. E quindi con il risultato ovviamente di accentuare questo processo di spopolamento e di uno sviluppo squilibrato che ha portato, che si è concentrato appunto nelle polpe, le città e pochi tratti di costa, qualche piccola pianura, e ha svuotato la gran parte di quel territorio che oggi siamo soliti, semplificando, chiamare aree intero. E quindi l'esodo rurale, dal podere all'appartamento, mi è sembrata un'espressione molto bella da riproporvi, non è mia, era di Corrado Barberis, che è stato un importante sociologo rurale, che appunto, perché dal podere all'appartamento? Perché appunto l'esodo rurale non comporta soltanto uno spostamento quantitativo, ma anche un mutamento qualitativo degli stili di vita e delle forme della vita associata. Ecco, allora, oggi tornare al paesaggio, secondo me, serve a... cioè il paesaggio come espressione del patrimonio territoriale, di quello che è rimasto. Quello che è rimasto, questo è l'Appennino reggiano, è l'Appennino di Reggio Emilia, quella riconoscete, la pietra di Bismantova, quella che si vede in quel profilo. Ecco, il patrimonio territoriale è tutte queste cose e il paesaggio ce le racconta. Sono tanti le componenti, gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale, io le riduco essenzialmente a queste tre P, a queste tre categorie, i paesi, i prodotti e i paesaggi. Non voglio esagerare nelle citazioni di Piero Bevilacqua, quindi non dico niente, ma sarebbero quelle che lui ha chiamato le felicità d'Italia. Cioè le cose da cui questo paese potrebbe ripartire se ci fossero appunto politiche adeguate, insomma. Ecco, qui adesso vado più veloce perché sto andando un po' lungo e quindi qui però sto entrando appunto in un tema che immagino sia proprio quello che ci dirà Salvatore Settis. Lo accenno soltanto perché nel 2022 è avvenuta una cosa che non era mai successa nell'Italia. Cioè per la prima volta si è messo mano, qualcuno dice mano messi, per la prima volta si è messo mano alla prima parte della Costituzione, non la prima parte della Costituzione, la parte dei principi fondamentali della Costituzione. Cioè per la prima volta si è modificato uno dei primi 12 articoli, appunto, i principi fondamentali, che è proprio l'articolo 9, quello che diceva nella formulazione del 47, la Repubblica tutela la cultura e la ricerca scientifica e tecnica, promuove il paesaggio e il patrimonio storico artistico della nazione. Qui ce lo dirà, c'era tutto il retroterra, diciamo così, da croce a bottai sostanzialmente, eccetera, che la Costituzione in qualche modo recepisce, siamo forse ancora un po' nel campo del paesaggio come bellezze naturali, ma comunque c'era. Adesso nel 2022, siccome tutti d'accordo, è passata in silenzio, una modifica costituzionale che è passata in silenzio, perché poi è stata votata all'unanimità, c'è stato solo un contrario e due astenuti, e quindi non c'è stato bisogno nemmeno del passaggio referendario, che di solito hanno aggiunto che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. La legge disciplinerà i modi e le forme di tutela degli animali. Dice tutto bene dunque, chi è contrario a questo? Però adesso si sta già verificando nella realtà un conflitto tra ambiente e paesaggio, difficile da sciogliere. Appunto, questo argomento lo mettiamo da parte perché in modo molto più autorevole di me lo tratterà tra due lezioni Salvatore Settis. Allora, il paesaggio appunto ha tutte queste questo processo di formazione, produce paesaggio, il paesaggio ha molte
ci consegna tante cose da fare, anche politicamente, non solo perché ci consente di leggere cosa c'è dietro quella vista, ma perché appunto affida all'agricoltura una grande responsabilità e quindi ci consegna la domanda: quale tipo di agricoltura? Dà indicazione alla pianificazione territoriale, e qui ci sarebbe una norma fondamentale del nostro codice, che è quella che obbliga le regioni a redigere i piani paesaggistici regionali. Sono quasi 20 anni che è uscito il codice dei beni culturali e sapete quante sono le regioni che hanno fatto il piano paesaggistico regionale? Io non ho il dato aggiornato, ma sicuramente stanno sulle dita di una mano. Mi vengono in mente la Toscana, la Puglia, anzi la prima la Puglia, poi la Toscana, il Friuli, forse il Piemonte e poi forse qualcun'altra che nel frattempo l'ha fatto, ma insomma siamo indietro su questo. Appunto siamo indietro su quella necessità di governare le trasformazioni che dicevo all'inizio. Ecco. Ed è fondamentale che il paesaggio non sia svuotato della sua matrice rurale e produttiva. Produttiva intendo prima di tutto produttiva di cibo. Ho dimostrato, ho cercato di dire quanto è forte quel legame tra cibo e paesaggio. Ecco, dunque, in attesa delle politiche buone non ci resta che insegnare il paesaggio. E appunto più di 10 anni fa ormai Settis diceva, appunto, si parlava dei paradossi italiani, no? Diceva: l'Italia è un paese che si è continuato a costruire, a cementificare anche quando la popolazione ha cominciato a diminuire o ha smesso di crescere. L'Italia ha la più lunga tradizione di tutela, però ha anche il più alto grado di abusivismo. E poi infine si impegna il paesaggio. E allora appunto qui abbiamo questa scuola di Emilio Sereni, in cui dal 2009 cerchiamo all'Istituto Cervi di affrontare questo tema verso chi? Verso i professionisti, verso gli studiosi, verso le scuole, gli insegnanti, i docenti. Insomma, è un'esperienza interessante questa della scuola intitolata Emilio Sereni. Ogni anno è dedicata a un tema diverso. Il prossimo anno, dal 23 agosto al 27, sarà dedicata al rapporto tra paesaggio e crisi ambientale. Quindi, insomma, questa lezione di cui mi avete fatto il piacere di ascoltarmi, per me è anche un po' propedeutica alla preparazione di questa edizione della scuola. Questa è una citazione di Emilio Sereni, quel dato paesaggistico che diventa un fare, un farsi di quelle genti vive, diceva lui, con le loro attività produttive, con le loro forme di vita associata, con le loro lotte. E siccome sono andato avanti, adesso concludo con una cosa invece, torno al Medioevo in un certo senso, perché tra gli allievi di Leonardo da Vinci c'era un Antonio da Pistoia, sconosciuto, che ci ha consegnato questa frase che io trovo bellissima, perché secondo me è, con 5 secoli di anticipo, la definizione di sviluppo sostenibile, che per la verità sta manifestando tutti i suoi limiti. Diceva Antonio da Pistoia: io mi contento di quel che vuol natura, che chi vuol più di lei poi se ne pente. Vi ringrazio. Ho messo alcuni libri in fondo, così, ma li aveva già mandati Piero nell'avviso della lezione. Ho messo 2 cose classiche, che sono Sereni e la storia. Le copertine non guastano. Le copertine sono un modo così per alleggerire. Vabbè. Grazie. Grazie molte, Rossano. Davvero una suggestiva lezione, quale io mi aspettavo. Bene, grazie molte. Quindi do la parola a chi vuole intervenire. Voglio dire, Rossano, che quest'estate puoi utilizzare per invitare alla scuola, alla summer school, può utilizzare l'indirizzario della scuola interdisciplinare, per cui hai un pubblico, diciamo, potenziale abbastanza vasto, quantomeno da tenere informato della inizio. È un bellissimo suggerimento che raccoglieremo senz'altro.
Posso intervenire? Vai Alberto, Alberto Magnaghi. Io vi parlo dall'Alta Langa, piemontese, sono uno di montagna e tra i moltissimi paesaggi di cui ha parlato Rossano ci vorrebbero 3 giorni per affrontare la complessità. Io parlerò di un piccolo paesaggio. Vi propongo un problema che Rossano ha posto verso la fine quando ha fatto vedere quella fotografia di abbandono e di omogeneizzazione di vegetazione, di boschi, cioè di perdita della complessità dei tasselli del paesaggio agrario. Io mi sto occupando di costruire insieme a molti soggetti associativi un distretto del cibo in alta Valle Bormis-Euzzone, che è stata sede delle lotte vittoriose contro l'Acna di Cengio e il disastro ambientale della Valle Bormis. Perché vi parlo di questa cosa? Perché tendenzialmente sta succedendo, nonostante questa vittoria sull'industria di morte, un processo di abbandono, quale è quello che Rossano descriveva. E abbandono vuol dire distruzione della policultura, di un paesaggio straordinario di terrazzamenti, uno dei più importanti d'Italia. Insomma, vuol dire abbandono dell'agricoltura e riforestazione, diciamo, selvaggia, non coltivata, tra l'altro di scarso interesse di biodiversità, eccetera, eccetera. Su questo cosa si è innescata? La fine dell'agricoltura, cioè un'idea di uso di queste valli montane ancora, diciamo, belle dal punto di vista non naturalistico, non hanno più niente di naturalistico da secoli, ma di paesaggi di coevoluzione tra insediamento umano, natura, ambiente, e di sostituzione, di uso delle ex infrastrutture agricole, cascine, terrazzamenti, infrastrutture del lavoro agricolo, eccetera, eccetera, per un nuovo turismo escursionistico e gastronomico, eccetera, eccetera, senza contadini. E questo è un destino spontaneo che sta avvenendo in molte situazioni montane dove la liquidazione dell'agricoltura vuol dire riusare i beni infrastrutturali, il paesaggio agrario, restaurarli anche, restaurare magari delle fascine, dei terrazzamenti, per un uso urbano, per un uso metropolitano di turismo escursionistico, anche intelligente, però che non prevede la ricostituzione dell'agricoltura. Noi cosa ci siamo messi in testa come associazioni di queste piccole valli montane? Ci siamo messi in testa di fondare questi distretti del cibo appunto su quello che diceva Rossano, cioè su un ruolo dell'agricoltura primario nella formazione di territorio e paesaggio, cioè ricostruire, cioè pensare a una possibilità di sviluppo di queste valli con il rilancio di una figura di agricoltore più complessa di quella storica della policultura, ma con una figura di agricoltore che assume funzioni primarie nella ricostruzione di territorio e paesaggio, assumendo nuove funzioni, oltre a quelle tradizionali della produzione di cibo, di produzione di servizi
ecosistemici, di cura del territorio, di cura dei fiumi, dei torrenti, dei boschi, cioè di assumere una funzione primaria nella produzione di paesaggio. Stiamo lavorando, cioè facciamo un distretto del cibo con questo scopo, ricostruire una figura sociale di agricoltore innovativa, in grado di assolvere molte funzioni di produzione e governo del territorio, ovviamente non da soli, quindi con una rete di attività complesse che vanno appunto dalla produzione di cibo alla produzione di salvaguardia dei boschi, di salvaguardia e valorizzazione dei boschi, dell'energia, delle comunità energetiche, di una rete di democrazie comunitarie che messe insieme producono nuove forme di autogoverno del territorio con a capo gli agricoltori. Abbiamo già 120 imprese agricole che stanno proponendo questo distretto del cibo, ce ne sono molti ormai in Italia che stanno crescendo, ma il nostro non ha affidato ai comuni, come in molti altri casi, la gestione del distretto del cibo, ma ai produttori agricoli, che appunto sono 120, che si stanno associando in queste due piccole valli, Bormio, Uzzona, eccetera. Ecco, volevo dire questo per dire che oggi ci troviamo di fronte a delle vere alternative, soprattutto nelle montagne dove mi applico io. Delle vere alternative, perché uno esclude dal futuro, cioè prosegue quei grafici che mostrava Rossano, fino a zero dell'agricoltura. Questo sta succedendo qui, e invece noi proponiamo un'ipotesi alternativa in cui la figura dell'agricoltore diventa una figura innovativa della composizione sociale di queste. Mi scuso della lunghezza, ma il problema è grosso, andare verso un proseguimento di una cultura metropolitana o un vedere le periferie regionali, soprattutto montane, come epicentri di quello che a Camaldoli, nel convegno di Camaldoli, nel manifesto di Camaldoli, come società dei territorialisti, abbiamo chiamato nuova centralità della montagna, quindi uno spostamento anche di asse delle politiche di sviluppo e di figure sociali che le rappresentano. Grazie. Grazie Alberto. Abbiamo bisogno di riflessioni che contengano proposte, prospettive, vie d'uscita dallo stato presente. Chi vuole intervenire? Volevo intervenire per fare due domande. Lucia Montanari, ciao. Sì, vieni. Ciao. Velocissima. Allora, la prima è il problema della strategia della biodiversità, cioè se la strategia della biodiversità messa in campo dall'Unione Europea può contribuire a salvaguardare il paesaggio, anche se abbiamo visto che la strategia al 2020 non ha minimamente, diciamo, ha contribuito in modo molto parziale, però sono tanti fondi e quindi questa è la prima domanda. La seconda domanda riguarda la siccità e il tema dell'acqua, perché i cambiamenti climatici avranno un impatto molto forte appunto sulla questione anche del paesaggio, quindi delle conseguenze sul paesaggio, e quindi anche lì andrebbero individuate delle forme anche di recupero. Abbiamo tentato di farlo in alcune realtà tradizionali e naturali che possano quantomeno recuperare questo tema. E il terzo è quello dell'agrifotovoltaico, perché forse in questo campo si esigerebbero quantomeno delle linee guida per far sì appunto che il paesaggio non venga devastato da questi mega impianti, per i quali io sono, insomma, sono molto favorevole ovviamente, però in un contesto in cui la riflessione sul paesaggio deve essere salvaguardata. Grazie. Grazie. Posso intervenire?
Giuseppe Greco. Ecco, io volevo stimolare e suggerire al professor Pazzagli, di cui ho ammirato l'esposizione e me la sono bevuta, perché essendo nato in montagna ma nel sud, in Sila, e poi essendo emigrato al nord, Milano, Como, Bergamo, e poi essendo vissuto in Umbria, Gubbio, Città di Castello, Orvieto, l'Alto Orvietano, ho, diciamo così, un'esperienza visiva di molti paesaggi agrari che, diciamo, non sono facilmente leggibili neanche e soprattutto dentro le scuole. Quindi io suggerirei alla vostra, diciamo così, meritoria scuola dell'Istituto CERV, della Scuola Sereni, di cercare di creare, non dico un manuale, ma una guida alla lettura del paesaggio. Faccio un esempio banale, no? Solo alla, diciamo così, ai miei 50 anni ho capito che il Monte Calvo sopra Gubbio era calvo perché i romani avevano disboscato per coltivare il farro. Ma di fronte al mio paese, in Sila, a Carlopoli, c'è stato per secoli un monte calvo, anche quello, che poi è stato rimboschito con i pini in questo dopoguerra, perché anche lì i romani avevano bisogno. Però io questa cosa l'ho scoperta a 50 anni, cioè da ragazzo, da studente, così come tutti i miei compaesani, non sanno che Montonico è calvo non perché naturalmente era calvo, ma perché sono passati i romani che avevano bisogno del farro, è l'unico modo di produrlo. E questo arricchimento, e quindi, che viene dalla conoscenza del territorio, va stimolato nelle scuole, ma vanno anche forniti strumenti, come dire, educativi, didattici, efficaci, perché, lo dico sempre con Piero, è un libro aperto, diciamo, una discussione che dura da 50 anni, cioè noi tutti, me compreso, siamo ancora vittime della cultura gentiliana e crociana, per cui se tu sei colto sei già insegnato. Tu puoi essere anche Einstein e non sapere insegnare la fisica. Cioè fare una pedagogia dell'ambiente, creare degli strumenti didattici efficaci che penetrano nelle scuole, nei mass media, in tutti i posti dove si fa formazione, perché la formazione non si fa solo a scuola, lo sappiamo, però ci deve essere quest'occhio attento anche in questi luoghi, secondo me meritori e indispensabili, che si stanno costruendo, perché allora questa cosa poi fermenta nel paese e accende veramente consapevolezze. Grazie Pino. Vedo che si è prenotata Marina De Felici e poi c'è Elisabetta Forni. Marina, vai. Sì, una considerazione. La centralità del paesaggio e l'importanza è stata perfettamente spiegata dal professor Pazzagli. E quindi, partendo da questa, no, mi preoccupa adesso il fatto che ci sono modificazioni, cambiamenti nei paesaggi che avvengono perché nella storia, appunto, il paesaggio cambia naturalmente per intervento degli esseri umani, perché cambiano le condizioni. Allora, la centralità comunque del paesaggio è tale, proprio perché legata a un fabbisogno fondamentale come quello di produrre cibo, e soprattutto di produrre cibo localmente, perché anche quest'idea che si possa continuare a importare il cibo dall'altra parte dell'emisfero e fargli fare il giro del mondo prima di poterlo consumare è veramente un'idea folle, che deve essere del tutto ridimensionata se non abbandonata. Quindi la produzione di cibo locale è importante, centrale, ma deve essere resa compatibile con la produzione anche di un altro elemento fondamentale per noi, che è l'energia, e che in particolare in questa fase di crisi climatica richiede appunto una modificazione del paesaggio, che però
deve essere governata, appunto, governata con delle visioni di insieme complessive che sappiano conservare questo patrimonio prezioso, ma allo stesso tempo renderlo disponibile anche il territorio a questa esigenza importante, forte, prioritaria che abbiamo di produrre non solo cibo ma anche energia. E quello che mi preoccupa è che alcuni settori anche dell'ambientalismo molto sensibile abbiano preso di mira proprio alcune forme di installazione o di diciamo progettualità per il cambiamento di energia, per il passaggio alle energie fotovoltaiche, fondamentalmente eoliche, le abbiano prese di mira e le guardino proprio come un qualcosa da contrastare e evitare. Ecco, secondo me in maniera sbagliata, nel senso che come il cibo l'energia è importante ed è importante che sia di un certo tipo attualmente. Ovviamente non si può lasciare in mano alla pura speculazione di mercato la possibilità di andare a installare parchi di qualunque tipo in qualunque posto, ma ci vorrebbe una governance appunto centrale, ci vorrebbe un piano nazionale che preveda insieme ai piani paesaggistici delle nostre regioni, appunto preveda e scelga quali sono i luoghi più opportuni e le installazioni più opportune da fare. Ecco, volevo su questo problema appunto un parere del professore. Grazie. Grazie Marina. Allora, Rossana, vuoi rispondere subito un po' alle questioni? Sentiamo anche Elisabetta. Sentiamo anche Elisabetta. Va bene, sentiamo Elisabetta Forni. Rossano, molto interessante e molto bello la tua presentazione. Mi ha stimolato una riflessione che vorrei condividere con te e con gli altri, che poi sfocerà in una domanda. La riflessione riguarda il crescente ruolo giocato dall'UNESCO nell'inserire tra i patrimoni dell'umanità anche i paesaggi. Ne abbiamo anche un esempio in Piemonte. Io sto a Torino, ma insomma, conosco un po' meglio la campagna piemontese e mi colpisce sempre abbastanza, insomma, vedere girare per le Langhe, il Monferrato e appunto no, sapere che è diventata patrimonio UNESCO e che questo privilegio di far parte no, della ristretta cerchia degli luoghi che hanno questa etichetta genera un fenomeno, tra gli altri, che a mio avviso è abbastanza grave, e che è quello di un turismo che è proprio destinato alla frequentazione di questi luoghi, che già soltanto per il fatto di avere questa etichetta di World Heritage finiscono per diventare una calamita, no? Una attrattiva. Allora, vorrei sapere da te se hai avuto modo di riflettere su questo aspetto, come lo vedi, e se hai anche in mente delle possibili soluzioni, strategie, proposte per contrastarne gli aspetti negativi che io vedo insomma come molto forti. Poi, se posso, volevo fare una piccola domanda ad Alberto Magnaghi a proposito dell'esperienza che sta vivendo, giusto soltanto per chiedergli se non mi è sfuggito, se questa esperienza che è in corso e alla quale lui partecipa, no? Nella Val Bormida, se non ho capito male, chi ha come protagonisti, cioè da un punto di vista diciamo demografico e quindi anche di classi di età, c'è una distribuzione relativamente uguale di soggetti di vario
di varie età, oppure c'è una prevalenza di persone anziane portatrici di una esperienza consolidata, insomma, di, no, di saperi, eccetera, oppure sono prevalentemente giovani con un retroterra comunque, diciamo, di famiglie contadine, piuttosto che invece giovani che fuggono dalla, sono fuggiti dalla città e che cercano in questo contesto una, un'identità, una speranza, una visione nuova di se stessi e della vita. Grazie. Grazie. Rispondo subito, velocemente, o no? Ma vai, Alberto, sì. No, no, due parole. Semplicemente ho detto che noi cerchiamo un'alternativa alla distruzione del sistema agricolo di queste valli e andiamo a cercare quei soggetti che sono o immigrati di ritorno con la vecchia cascina dei nonni, eccetera, o giovani coppie che iniziano un percorso di agricoltura biologica, di cibo, eccetera, eccetera. E comunque parliamo di una evidenziazione di una minoranza, perché siamo ancora in una fase, se guardate i dati statistici, di abbandono di queste valli. Non abbiamo invertito statisticamente, quindi stiamo facendo un lavoro, diciamo, di avanguardia con dei giovani, prevalentemente dei giovani, più alcuni restanti che hanno resistito il corpo di, ma sono molto pochi, e invece stiamo cercando di dare valore, ho parlato di circa 120-130 imprese già attive nel distretto del cibo, che di quell'informazione che la regione Piemonte si appresta ad appoggiare, e che però rappresentano una minoranza rispetto a un processo ancora di curva discendente e di esodo. Quindi è un lavoro molto complicato, molto difficile, che però ha un'idea molto chiara, questa, come ho detto, questa figura di nuovo agricoltore centrale nella ricostruzione del paesaggio agrario italiano, perché se non c'è questo non c'è UNESCO che tenda, anzi c'è un processo di museificazione e di turismo paesaggistico che esclude l'agricoltura, e quindi siamo in direzione opposta, quindi le difficoltà sono molte. Bene, io... scusa, no, Rossano, una domanda? Prego. È una domanda, lei, perché volevo dire alcune cose a ridosso di quanto diceva adesso Alberto Magnaghi. Bene, bene. Sì, una domanda semplicissima. Le volevo chiedere, non crede che in questo abbandono dell'attenzione nei confronti dell'agricoltura ci sia anche una responsabilità dei media, che a differenza di quello che avveniva negli anni 70, 80, non parlano più del nostro paesaggio, non sono... Spesso i film non sono più ambientati nelle zone rurali, è rarissimo. Le sue immagini, quelle slide che lei ha proiettato, mi hanno fatto venire in mente molti film, ma tutti di tanti anni fa, penso a Monicelli con il suo splendido Speriamo che sia femmina, ambientato in una cascina, De Sica con Pane, Amore e Fantasia, che ci ha fatto vedere i borghi, Antonioni con il Olmi, Bertolucci, certo. Latifondo, no? E anche il paesaggio siciliano. Per finire, Edoardo Leo, che con noi e la Giulia ci ha proprio fatto vedere la realtà delle masserie pugliesi. Però quest'ultimo film è un po' un'eccezione nel panorama degli audiovisivi italiani. Invece io ritengo che sia importante anche per avvicinare le nuove generazioni a questi problemi e alla bellezza del nostro paesaggio. È il caso di inserire qualcosa su questo argomento in questa scuola? Io non so, non ho capito bene in questa scuola di che cosa si occupa, e la ringrazio per la risposta. Grazie. Scusa Rossano, no, io avrei una voglia matta di intervenire su tutte le cose belle e suggestive che hai detto, ma un intervento brevissimo a ridosso di quanto diceva Alberto.
diciamo, quell'iniziativa che lui ci ha brevemente illustrato è molto suggestiva. Io però voglio ricordare che la distruzione del paesaggio agrario e lo svuotamento delle campagne è l'effetto di una trasformazione grandiosa dove agiscono forze mondiali, no, di trasformazione del territorio, dell'ambiente. Allora, diciamo, il piccolo volontariato di giovani, eccetera, che è auspicabile, eccetera, ma non può assolutamente contrastare. Le aree interne, il loro svuotamento è l'esito di un processo pluridecennale di trasformazione in senso industriale della produzione di cibo. Noi dobbiamo cambiare, dobbiamo avere dei rapporti di forza, diciamo, adeguati al conflitto da sostenere. Allora, concludo. Io sostengo che l'Europa dovrebbe fornire, Alberto senz'altro non sarà d'accordo su questa proposta, dovrebbe fornire un reddito di presidio territoriale a tutti i piccoli coltivatori che stanno in collina, in montagna, nelle campagne d'Europa. Perché la politica agraria comunitaria finanzia le agricolture industriali che inquinano e distruggono il nostro ambiente oltre che il nostro paesaggio. Non vedo perché non dobbiamo avviare questa svolta culturale fondamentale. Chi sta sulla terra e produce cibo, produce anche paesaggio, tutela anche l'ambiente, svolge e protegge un interesse generale. A te. Vi ringrazio molto e naturalmente Alberto e Piero hanno anche bruciato una parte delle mie risposte, ma va benissimo così. E siccome poi non c'è molto tempo, io devo essere per forza sintetico, ma mi piacerebbe molto discutere le cose che avete sollevato, perché sono temi che mi interessano molto. Insomma, avete un po' invitato la lepre a correre, quindi cercherò di stare. Allora, intanto vado in ordine. Allora, sì, Alberto, il tema di ricostruire figure sociali del paesaggio, cioè il paesaggio si forma, si mantiene, si governa se ci sono delle figure sociali di riferimento che lo formano e lo custodiscono. Ed è chiaro che senza l'agricoltura il paesaggio agrario non c'è. E senza la filiera del cibo l'agricoltura non ha senso. Però le funzioni di questi, qui vengo anche alla cosa che adesso diceva Piero, perché la funzione, il riconoscimento della funzione degli agricoltori, della funzione paesaggistica degli agricoltori, non c'è stata. Poi ci sono esperienze in giro, i custodi del paesaggio, i custodi, cioè quelli stiamo monitorando in giro delle cose, alcune Alberto le abbiamo anche inserite nell'osservatorio appunto della società dei territorialisti, queste esperienze di manutenzione territoriale, dai pastori dell'Arca Sannita a quelli che nella Garfagnana appunto si prendono la cura del territorio, eccetera. Ecco, però queste funzioni non sono riconosciute. Io credo davvero che ci sto un po' pensando da tempo, però adesso lo dico qui per la prima volta, ma già mi avete anticipato. Secondo me, siccome si è parlato di reddito di cittadinanza, di reddito di residenza per ripopolare le regioni spopolate, eccetera, eccetera, secondo me non sarebbe male pensare a un reddito di paesaggio. Ecco. Se lo facesse l'Europa, ovviamente, perché qui è vero, ha ragione Piero, ci sono forze mondiali che agiscono e verso le quali rischiamo di sentirci impotenti, nonostante la bellezza o la significatività di alcune esperienze piccole che naturalmente vanno fatte sui territori. Un'altra forma che sto un po' seguendo in giro, sono anche partecipe di una di queste, è il tema del biodistretto, dei biodistretti, cioè appunto di individuare delle aree dove si costituisca un patto, non so se chiamarlo contratto di paesaggio, analogamente a quanto si fa per i contratti di fiume, per esempio, o di valle, delle aree dove produttori, non solo produttori, ma le filiere, no? Per esempio, che so, produttori, fornai, ristoratori, anche istituzioni locali si mettono insieme per organizzare un'area da questo punto di vista
Adesso c'è anche una legge nazionale, poi anche alcune leggi regionali su questo tema dei biodistretti. Però sì, il tema è non ci si può occupare di, come si può dire, di rigenerazione paesaggistica o di generazione paesaggistica senza porsi il problema delle figure sociali che formano e mantengono il paesaggio. Quindi esperienze come quella, secondo me, sono importanti. La sollecitazione di Pinuccia Montanari, ti ringrazio perché la scuola che facciamo, la scuola Sereni, è praticamente una scuola estiva di 5 giorni, intensiva, si lavora 20 ore su 24, insomma. Però quest'anno, che dicevo è lega il paesaggio alla crisi ambientale, è articolata in 3 sezioni. E queste 3 sezioni sono venute fuori nitidamente nei vostri interventi, che sono clima, biodiversità, energia. Perché questi 3 aspetti rappresentano la croce e la delizia e la croce dell'evoluzione paesaggistica contemporanea. La biodiversità, perché c'è il problema di come mantenerla e di come riprodurla. È chiaro che la scomparsa dell'agricoltura contadina ha inciso molto su questo. Io ho fatto un lavoro recente, non è ancora uscito, sulla scomparsa delle rondini. Dice che c'entra? C'entra, perché la scomparsa delle rondini è intimamente legata alla scomparsa delle stalle contadine, che non ci sono più. Cioè, vedete voi le rondini che vengono e fanno i nidi negli allevamenti intensivi industriali della pianura padana, muoiono subito quelle. E quindi ecco, per dire, quindi sì, il tema adesso non so come rispetto alla strategia sulla biodiversità si possano pensare progetti che connettono, diciamo così, il tema paesaggio alla biodiversità, ma è certamente una via da percorrere, così come quella del cambiamento climatico, che trattandosi di agricoltura generatrice di paesaggio, è evidente che l'agricoltura dipende dal clima molto di più di altri settori produttivi, evidentemente. Lo stiamo già vedendo. La linea dell'ulivo si sta spostando verso il nord. E probabilmente l'Europa sarà produttrice di olio anche dove gli olivi fino ad ora non c'erano. Ma anche in Italia è avvenuto questo, perché diceva l'illuminista molisano del Settecento, Giuseppe Maria Galanti, che il sud è creditore verso tutto il nord per quanto riguarda la produzione dell'olio. E ora invece si comincia a produrre olio dappertutto, insomma, è così. Ma lo stesso succede per le colture dei climi più caldi che stanno salendo verso la Sicilia, la Calabria e il nostro paese. Quindi d'accordo, biodiversità e clima sono 2 elementi da tenere fortemente presenti nel paesaggio. Del resto, quando si dice che il paesaggio è il frutto dell'incontro tra natura e uomo, quello che ci mette la natura è anche il clima. È vero che oggi il clima non è più nell'antropocene, ecco, termine che non avevamo ancora evocato, non è più soltanto un elemento della mutazione naturale, diciamo così, perché il clima aveva una sua storia anche prima, ma dipende anche dall'azione umana, che pur facendo parte della natura incide su, vabbè, insomma, qui c'è tutto il tema del dominio sulla natura. Sì, il tema dell'energia invece è un tema, intanto bisogna stare attenti a non contrapporre energia ad energia, perché la nostra fonte principale primaria di energia qual è? Il cibo. E noi non possiamo sottrarre suolo fertile per coltivare pannelli fotovoltaici. Non è possibile, non è. Io ho scritto un articolo riprendendo quella espressione tremenda di Andrea Zanzotto, che diceva: dai campi di sterminio allo sterminio dei campi. Stiamo sterminando i campi. Quando noi avremo superfici più che sufficienti per fare il fotovoltaico necessario, nelle aree impermeabilizzate e cementificate del paese, ricordiamoci che l'Italia ha la percentuale più alta di suolo, più alta a livello europeo di suolo, ma molto più alta della media, di suolo impermeabilizzato. L'Europa è tra il 2 e il 3%, noi siamo al 7% di suolo impermeabilizzato. Allora, se noi potessimo impiantare i pannelli fotovoltaici sul suolo già impermeabilizzato, faremmo una grande cosa.
Ma siccome il tema delle energie da rinnovabili è lasciato interamente nelle mani private, dove vanno a metterle? Dove costa meno, dove è più facile, cioè su un bel campo pianeggiante che invece di essere coltivato diventa così. Ecco, quindi questo è questo. E poi il nostro non è un paese da mega impianti, cioè noi bisogna puntare a impianti diffusi che abbiano, diciamo, che puntino all'autosufficienza energetica dove è possibile, di attività produttive, di attività domestiche, eccetera. Cioè, però, come dicevate voi, manca un... Cioè, noi siamo in un paese dove la transizione ecologica alla Cingolani è una transizione di tipo industrialista. Come pensano di fare una transizione ecologica senza cambiare il modello di sviluppo che ha generato la crisi energetica nel quale ci troviamo? E infatti, stanno puntando sui rigassificatori, e il gas non è certo una fonte rinnovabile, probabilmente arriveremo al nucleare, e non è... Quindi ecco, quella è la transizione che ci stanno proponendo. Quindi io su questo sono molto, diciamo così, una posizione abbastanza radicale, perché non c'è bisogno di sperperare i campi. Quando abbiamo visto che la superficie agricola, dal 61 ad oggi, la superficie agricola è più che dimezzata. Siamo passati da 26 milioni di ettari al primo censimento dell'agricoltura del 61 a neanche 12 milioni di ettari nell'ultimo censimento, quello del 2021. Ecco. Molto interessante il suggerimento di Giuseppe Greco, ti ringrazio, questo tema della guida alla lettura dei paesaggi. Siccome i paesaggi italiani sono moltissimi, allora non è semplice, diciamo, costruire una guida che vada... Però possiamo partire da esperienze che già stiamo facendo al di fuori della scuola estiva, di un rapporto sui progetti didattici con le scuole che ci portano a ragionare di questo, eccetera. E la toponomastica che ha citato è effettivamente una fonte straordinaria per studiare il paesaggio, oltre a tutte le altre. Anche qui vicino a me, io sto parlando adesso da Suvereto, in Toscana, e proprio qui accanto c'è un monte, che è anche il monte dove io sono nato, alle cui pendici sono nate, che si chiama Monte Calvi, pure lì. E l'altro giorno sono tornato alla Reggia di Caserta, e proprio dietro la Reggia, che avete visto, c'è quella magnifica cascata dell'acquedotto, come si chiamava, l'acquedotto borbonico, che nasce da un monte dietro che si chiama Monte Calvi, pure quello. Quindi, cioè, ce ne abbiamo. Cioè, quindi, ottimo anche questo tema della toponomastica. La centralità del paesaggio, sì, era il tema dell'energia che diceva Marina De Felici, che ho già trattato e che appunto dico questo. No, ma l'ha detto anche lei, cioè un conto è fare le rinnovabili, altro conto è lasciarle interamente nelle mani del business green, perché ormai green per me vuol dire affari. Nell'esperienza che ho io, sia sull'eolico che sul fotovoltaico, di questo mi sto accorgendo. Siccome vivo in una regione come Franco Novelli, lui ci vive davvero, Franco Novelli, in Molise, io ci lavoro, però è tempestata di eolico e di fotovoltaico, sempre di più. E se noi andiamo a vedere, sono esattamente i territori più deboli e indifesi quelli che subiscono l'aggressione maggiore. Quindi, insomma, la pianificazione, diceva De Felici, è importantissima. Su questo servirebbe una pianificazione nazionale e regionale che appunto, che però andasse anche nel senso, come dire, cioè, per esempio si fa un gran parlare di comunità energetiche, ma non c'è un impegno vero sulle comunità energetiche, cioè sulle filiere corte dell'energia, dove produttori e consumatori fanno un patto per soddisfare il fabbisogno energetico. Elisabetta Forni mi ha posto un problema su cui io sono stato nelle Langhe tanti anni fa, ci sono tornato l'anno scorso, e mi sembra un paesaggio più triste. Siccome ci sono andato d'inverno, perché il vigneto specializzato, vedete, è un risultato del processo di semplificazione paesaggistica.
Il vigneto specializzato, però, se si vede, voglio dire, in autunno, quando tutti i colori sono belli, oppure in estate, quando ci sono le foglie, stanno nascendo i grappoli, eccetera, è un conto. Andate d'inverno in un paesaggio interamente vitato. È un paesaggio di pali e di recinti. Somiglia più a un cimitero che a un paesaggio vivo. C'è un'eccessiva specializzazione, appunto, dei paesaggi. L'analogia è con il paesaggio del Prosecco, altro paesaggio UNESCO. Un'altra analogia, diversa, ma assimilabile, la Val d'Orcia, in Toscana, altro paesaggio UNESCO. In questi posti i turisti non vanno mica per vedere il paesaggio vero, vanno lì per fotografare quello che hanno già visto. Vanno lì per c'è un posto sulla via, come si chiama la via che da Siena andava a Roma? La Cassia, no? Dove ci sono i famosi cipressini in circolo, che tutte le cartoline toscane, adesso ci sono i cipressetti in circolo, eccetera. Hanno dovuto fare un parcheggio accanto alla strada perché tutti si fermavano sul bordo a fotografare quei cipressetti. Poi risalivano e se ne andavano via. Non è vivere, questo non è il turismo dell'esperienza, non è il turismo che vive e scopre e si integra con le comunità locali. È un turismo, appunto, che consuma l'immagine che già conosce. Ecco, quindi ho visto che questa cosa dell'UNESCO, dei paesaggi UNESCO, invece che rafforzare le specificità, induce a una ulteriore omologazione dei paesaggi. Poi che c'è? Romana Mancini? Sì, la comunicazione è importantissima. No, è vero, c'è una necessità. Qualcosa è cambiato negli ultimi tempi, perché devo dire anche all'università qualcosa è cambiato. Per esempio a Padova 2 anni fa è nato il primo corso di laurea in scienze del paesaggio. Ecco, non ce n'erano prima, il paesaggio si studiava un po' nelle facoltà di architettura, insomma qualcuno di noi storici, i geografi, qualcosa, ma insomma non c'erano cose specifiche. Però la comunicazione è molto importante. La comunicazione, il film, il video, è vero. Ora però mi è venuto in mente un film bellissimo che ho visto, però non ha circolato, no? Però ha un titolo molto suggestivo, ma adesso mi dimentico il nome dell'artista, del regista, che è un giovane lucano. Il titolo però del film è bellissimo, rifletteteci, si intitola Vado verso dove vengo. Ma mi fermerei qui. Grazie Rossano, mi sembra che hai concluso degnamente una serata che è andata veramente bene, ricca di stimolo, di interessi, anche di contrasti, come giusto, perché la scuola è interdisciplinare, non per nulla, no? Allora, io ricordo a tutti e vi invito a fare attenzione, la prossima lezione che ci intratterrà ancora una volta all'interno del mondo agricolo e del mondo del cibo, e infatti sarà tenuta da Carlo Petrini, il presidente di Slow Food. La lezione sarà tenuta il lunedì, diversamente dagli altri giorni, il lunedì 17 aprile alle ore 17, non alle ore 18. Il titolo della lezione di Petrini sarà Slow Food, una rivoluzione culturale italiana. Appunto, una rivoluzione che parte dal cibo, e che è partita dal cibo ed ha finito per interessare ovviamente l'agricoltura, il modo di produzione del cibo, perché Petrini era un gourmet, era un esperto di cucina, e ha investito appunto l'agricoltura, ma anche la biodiversità, l'ambiente, e la totalità della nostra società. Grazie ancora a Rossano, grazie a tutti voi. Ci vediamo lunedì 17. Arrivederci. Grazie. Ciao Rossano. Ci vediamo a Suereto.
Grazie Paolo. Ciao a tutti. Ciao Rossano, buonasera. Ciao Rossano. Ciao Rossano, avevo poi ancora da dirti due parole, ma lo facciamo poi se mai. Dai, troviamo l'occasione. Sì, per scritto, in altra occasione. Grazie, grazie molte. Ciao. Ciao. Ciao Franco. Ciao Rossano. Bravo. Ci vediamo a Campobasso. Eh sì, ciao.